Il Milan comunque deve ancora, il prossimo anno dovrà corrispondere al signore Allegri 5 milioni di euro lordi. 5? Lordi. Sono 2,5. Probabilmente lui dicendogli queste cose... Secondo me gliel'ha buttata lì per dire: guarda, se vuoi fare l'assistente di campo di Guardiola, no, ma non è una battuta, ci sta, la ci mia sta, ci sta. O il allora, collaboratore di Guardiola, infatti, secondo me, lo dico subito io. Oppure sta, è vero o no? No, no, no. Nel modo più assoluto, no. No. Faccio un esempio, no, un direttore di giornale, no. Giusto? No, ma no, aspetta, non mi interessa, parliamo di calcio. No, non sono esempi, no, non sono esempi pertinenti. Aspetta, un direttore di giornale diventa direttore di giornale, continua a fare il direttore di giornale. Oppure no, fai il critico, niente. Oppure fai, fa non è che commenti se fai il collaboratore. Ma, no, ma poi non nella stessa società. No, nella stessa società. Luciano, scusami, permettimi, hai fatto un esempio che non, no. Non è pertinente. Perché comunque, per uno come Allegri, fare l'assistente o uno degli assistenti di uno dei più grandi allenatori del mondo, ma neanche per sogno. Come no? Sarebbe una grande cosa, perché Allegri, scusami, il giorno in cui lascerà il Milan, mi dovete dire voi, e soprattutto tu, Balestra, sì, facciamo una scommessa io e te. Vai. Mi devi dire che trova subito, vale nare, vale nare. Trova subito Allegri. La squadra. Scommettiamo. Chi? Vai. Tu quale trova? Chi trova? Allegri? Napoli. Il Napoli funziona dopo perché Mazzarri prende l'anno sabbatico. Si è già parlato di Allegri. Il Napoli, il Napoli prende Allegri con De Laurenti. Sai quanto dura Allegri? Ma non mi interessa. Quattro settimane e io dico tre. Forza.